Allora, vogliamo risolvere quest'altra. Prima di procedere, dobbiamo andare a fare una scomposizione su quelli che sono i denominatori, altrimenti non possiamo procedere col fare un minimo comune multiplo. Quindi, ad esempio, da qui vado a raccogliermi una A. Se raccolgo A, rimane A meno 2, e quindi una cosa è sistemata. Qui invece devo pensare a due numeri, la cui somma faccia meno 3 e il cui prodotto faccia 2. Ovviamente questi numeri saranno A meno 2 che moltiplica A meno 1. E allora a questo punto abbiamo tutto per poter fare il minimo comune multiplo. Infatti, che cosa notiamo? Notiamo che sicuramente dobbiamo andare a prendere almeno una volta A meno 1. Però, quindi una volta che lo seleziono, non lo vado a riprendere più anche se si ripete. Stesso discorso, qui ho una A. Quindi me la tengo in disparte e poi che cosa mi rimane? Mi rimane questa A meno 2 da selezionare, mentre qui non la riprendo più. Ed ecco quindi che il nostro minimo comune multiplo è pronto. Il nostro minimo comune multiplo sarà dato da A che moltiplica A meno 1 che moltiplica A meno 2. Quindi che cosa andremo a fare in questo passaggio? Andiamo a moltiplicare dappertutto per il minimo comune multiplo. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi nel caso della prima frazione, cos'è che manca sotto? Manca una A e manca una A meno 2. Quindi avrò A che moltiplica A meno 2. Poi avrò meno. Che cosa manca qui sotto? Anche nella seconda frazione devo cercare di aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi se già sopra era presente un meno 2, intanto lo metto. Poi cos'è che manca sotto? Sotto A e A meno 2. Quindi aggiungendo quello che manca sotto sarebbe semplicemente A meno 1. E quindi anche questo è sistemato. Se guardo invece l'ultima frazione, cos'è che manca sotto? Sotto mancherebbe soltanto la A, quindi devo aggiungere solo la A. Ecco dunque che il tutto è stato semplificato. Ovviamente poi da aggiungere sempre il nostro minimo comune multiplo che è A che moltiplica A meno 1 A meno 2. Ok, arrivati a questo punto devo portarmi avanti il numeratore e devo cercare di semplificarlo. Quindi che cosa vado a fare? Vado a distribuire questa A dappertutto, quindi avrò A alla seconda meno 2A meno 2A più 2 più A. Ok, arrivati a questo punto devo cercare di sistemarmi questo numeratore. Quindi che cosa vado a fare? Devo cercare di raccogliere tutto. Devo andare a sistemarlo come se fosse un polinomio di secondo grado. Quindi avrò A alla seconda. In totale quante A ho? Ho meno 2A più A. Meno 4A più A mi dà in totale un meno 3A. Più 2. Una volta arrivati a questo punto, di nuovo cerco di pensare a due numeri la cui somma faccia meno 3 e il cui prodotto faccia 2. E questi due numeri sono ovviamente sempre quelli, cioè A meno 1 che moltiplica A meno 2. Ok, adesso quindi ho finalmente sistemato il mio numeratore, ma ci ricordiamo che la frazione completa era A meno 1 che moltiplica A meno 2. Quindi sotto mettiamo A che moltiplica A meno 1 che moltiplica A meno 2 e si va a semplificare questo con questo, dandoci dunque come risultato appunto 1 fratto A, che era proprio il risultato della mia espressione.